non travolti dalla demagogia populista della destra, è perché quando abbiamo dato vita a questo governo Conte abbiamo fatto la scelta di tentare la sola strada che avevamo per fare politica. Se noi non avessimo scelto quella strada di coraggio, assai probabilmente avremmo avuto, anche durante l'emergenza del coronavirus, un governo presieduto dalla destra di Salvini. E lascio immaginare l'isolamento che avrebbe prevalso se l'Italia fosse stata rappresentata dai picconi anti-europeisti del nazionalismo. È semplicemente scandaloso, scusi Mirt, è semplicemente una giustificazione scandalosa. Noi abbiamo il segretario di un partito che si definisce democratico, che ci spiega che per impedire agli italiani di scegliere a maggioranza il governo che vorrebbero, loro sono pronti a fare patti con il diavolo per impedirlo. Il Partito Democratico, sedicente democratico, mentre noi affrontiamo questa emergenza e ci spiega che l'emergenza è molto grave, sa che cosa sta facendo alla Camera? Sta discutendo la legge elettorale. Perché vuole riportare il sistema proporzionale, e vuole riportare il sistema proporzionale perché il proporzionale è una norma che impedisce agli italiani di scegliere chiaramente una coalizione e che fa fare i governi con gli inciuci di palazzo, che è l'unico modo con il quale il PD oggi riesce ad andare allora, al governo. Io le ricordo... E io credo che questo sia scandaloso, perché in democrazia puoi vincere o puoi perdere, ma devi accettare le regole del gioco. In democrazia la regola del gioco è che decidono i cittadini, non decidono i partiti con cose. I loro giochetti.